Siamo in compagnia di Leonardo Padrin, Presidente Commissione Sanità Regione Veneto. I tagli alla sanità, la posizione appunto della Regione. Sono sostanzialmente una truffa ai danni della Regione, perché qualsiasi organizzazione parte dal presupposto, per essere concreta, dei soldi che ha a disposizione. Allora il governo prima ci ha detto che avevamo determinate somme a disposizione, oggi di punto in bianco per il prossimo anno ci dice che le somme saranno inferiori. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi l'avessimo saputo potevamo anche organizzarci in modo diverso. Sapendolo solo oggi e avendo programmato tutto partendo da quella cifra ci troviamo in difficoltà. Vedremo di fare in modo che questa non pesi sui cittadini. Che cosa rischia però, le chiedo, nella fattispecie il cittadino veneto in questo caso? Ma devo dire che il cittadino veneto rischia molto meno dei cittadini di altre regioni, perché nel Veneto c'è un equilibrio finanziario e quindi non è difficile correggere la rotta. Però se noi pensiamo ai servizi che i cittadini possono ricevere, tenendo conto che nel Veneto noi assicuriamo anche gli extra LEA, cioè non solo quello che siamo obbligati a garantire, ma molto di più. Se ci saranno dei tagli, riguarderanno esclusivamente gli extra LEA. Quindi nel Veneto si rischia poco, ma comunque si rischia di perdere quel qualcosa che si aveva in più. Equilibrio economico ancora per quanto in questa regione? Ma io credo che se applichiamo bene il piano sociosanitario noi saremo in grado, se non ci saranno tagli che oggi non conosciamo, di garantire l'equilibrio economico tranquillamente per i prossimi 5 anni.